Ciao Cinefusi.it, il 1° gennaio è uscito nelle sale 3D Troppo, il nuovo film diretto da Fabio De Luigi, che è il suo secondo film da regista. Il primo è stato Tiramisù, ma non ha avuto chissà quanto successo. E Fabio De Luigi è anche il protagonista di 3D Troppo, insieme a Virginia Raffaele. I due avevano già recitato insieme prima, li abbiamo visti in Una donna per amica. Però lì Virginia Raffaele aveva un ruolo secondario e il film non mi era piaciuto proprio. Poi l'abbiamo visti anche in Com'è bello far l'amore, anche lì Virginia Raffaele aveva un ruolo secondario. Come commedia devo dire che invece l'ho preferito un po' di più rispetto a Una donna per amica, ma non mi ha colpito particolarmente. E adesso si ritrovano protagonisti di 3D Troppo. Virginia Raffaele qui è importantissima, tanto quanto Fabio De Luigi. Lui è Marco e lei è Giulia. Marco è un barbiere, Giulia è la capa commessa di un negozio di abbigliamento molto elegante. Loro due non vogliono avere figli, si vogliono divertire, però c'hanno questa coppia di amici che hanno dei figli e un giorno Marco e Giulia organizzano la festa di compleanno della figlia di questa loro coppia di amici. Però in questa festa di compleanno succederà un casino, la scena di questo casino è molto divertente e dopo questo misfatto la mamma di questa ragazzina maledice Marco e Giulia. Il giorno dopo i due si risvegliano con tre persone di troppo, che sono appunto i tre figli. Una è Sofia, che è un'amante di Millie Bobby Brown ed è un'amante appunto di 11 e adora Stranger Things. Nella prima inquadratura che vediamo in cui compare Sofia. Lei sta con la mano così, le esce il sangue dal naso e si mette a urlare, proprio come fa 11 in Stranger Things, 11. Poi c'è Max che vuole costantemente abbracciare sua mamma e poi c'è Simeone e Fabio De Luigi dice: "Ma come fa a chiamarti Simeone? Chi si chiama Simeone?" Lui confonde Simeone con Max. E Simeone gioca a calcio, proprio come, insomma, in realtà ci sta il calciatore Simeone, ci sta anche l'allenatore Simeone che giocava prima a calcio. E non solo, Marco e Giulia, Fabio e Luigi e Regina Raffaele si risvegliano fisicamente diversi anche rispetto a prima. Fabio De Luigi ha la barba molto meno curata e ha un po' più di pancetta, quindi è meno sexy rispetto a prima, che era comunque molto più curato. E invece Virginia Raffaele ha i capelli molto più corti e ha il seno molto, molto meno grosso, e infatti Fabio De Luigi glielo dice anche a lei, quindi anche lei è meno sexy comunque rispetto a prima, e dovranno imparare a fare i genitori. Non è facile con tre figli, figuriamoci per due che non sono neanche abituati a crescere. E si comportano anche male comunque coi figli degli altri, perché si hanno organizzato la festa di compleanno a quella ragazzina, ma rispondono male ai bambini, comunque non sono particolarmente alla mano con i più piccoli. Dunque, è una commedia che ho trovato abbastanza divertente, non mi è dispiaciuto affatto. È una commedia fantastica, nel senso che è sovrannaturale, si rifà molto a Big, che comunque. Anche lì è una commedia abbastanza, anzi, molto più che abbastanza, è una commedia proprio sovrannaturale. E anche da grande, poi con Renato Pozzetto, comunque si rifaceva molto a Big, e anche questo, comunque, sta sulla stessa lunghezza d'onda. Però, nonostante questa convenzionalità, ho apprezzato il fatto che ci sono comunque degli aspetti interessanti. Uno è il fatto che comunque Virginia Raffaele, che fa la mamma, comunque per come siamo abituati noi a vedere le mamme nei film o per come siamo abituati a conoscere noi le mamme, comunque loro dovrebbero avere questo istinto materno che è proprio innato. Questo senso di protezione che hanno e anche questa eleganza, no, che le contraddistingue. Invece qui Virginia Raffaele è molto volgare, non vuole avere figli ed è bello da vedere comunque al cinema, con qualcosa di diverso comunque. E ho apprezzato molto anche una scelta registica di Fabio De Luigi, cioè la presenza di questa cicogna. C'è questa cicogna che compare dopo che vengono maledetti Marco e Giulia e anche alla fine del film. Sempre appunto c'è qualcosa che ha a che fare con la maledizione e devo dire che quando compare la cicogna le scene dove compare la cicogna sono le scene che mi sono piaciute di più. La scena diciamo
alla fine del film, dove compare questa cicogna, è quella che mi è piaciuta proprio di più in assoluto del film. È quella, secondo me, anche più emozionante, più profonda. Ma il film è comunque profondo come film, può anche emozionare assolutamente. E devo dire che la parte che mi ha toccato di più, appunto, è la seconda, diciamo, la fine del film, dove compare di nuovo questa cicogna, che mi ricorda un po' appunto il coniglio di Donnie Darko. Secondo me Fratello De Luigi un po' si ha cercato di rifarsi un po' a Donnie Darko. E devo dire che l'alchimia tra Fabio De Luigi e Virginia Raffaele è altissima. Si vede che loro si sono divertiti a fare questo film. E devo dire che le gag pure funzionano abbastanza. Secondo me non tutte, tutte, tutte. Qualche gag funziona un po' di più rispetto a qualche altra. Però comunque nel complesso ce ne sono certe molto, molto belle, molto divertenti. E quindi una commedia comunque che vi consiglio se vi piacciono Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, a me piacciono molto. Vi consiglio se vi piacciono anche le commedie sovrannaturali, le commedie anche che vi fanno anche un po' riflettere, magari rispetto a soltanto divertire. E io spero di rivederle insieme loro due, perché mi sono piaciuti tanto. Insieme loro due sono la vera e propria forza del film. I figli pure non mi sono dispiaciuti. Secondo me quella che funziona di più è Sofia. Insomma, vi ripeto, se vi piacciono questi tipi di commedie, secondo me tre di troppo può fare al caso vostro. Io spero che possa incassare tantissimo, per ora non sta andando male. E quindi ecco, se vi capita, appunto, dategli una chance, perché non è male. E se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e diteci voi se l'avete visto, se lo andrete a vedere. Ciao, ciao, nefusi.it.